Bene ragazzi, allora in questo video vado a presentarvi il mio lettore multimediale preferito che utilizzo da anni. Fu una scoperta veramente eccezionale, quindi sono circa 10 anni che lo uso. Vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora, apriamo ad esempio un esercizio del mio ultimo libro. Si fa con il Mac, ma con Windows è identico. Io ce l'ho già preimpostato, comunque si chiama Transcribe. Apro. E questo è il lettore. Allora, le funzioni principali. Ovviamente, se do play, funziona come un normalissimo lettore, appunto, audio. Quali sono le caratteristiche principali e perché lo acquistai e perché ne sono così soddisfatto? Allora, in primis perché anche rallentando la velocità del 50% o anche oltre con questa funzione o da qui, l'intonazione non cambia e questa è una grande, grande, grande qualità di questo software. Dopo vi farò sentire con una base audio. Poi abbiamo la possibilità, ad esempio, io che faccio tantissime trascrizioni, quando c'è una parte di basso molto difficile, apriamo un altro file, questo. Ad esempio, qui. Non so come si sentirà dall'audio del computer, comunque posso mettere in loop un piccolo pezzetto del de brano, o comunque qualche nota, o addirittura una nota sola, posso ingrandire diciamo, la forma della traccia d'audio, così da vedere dove sono le note, un po' più di volume, e rallentare, diciamo, 50%. Addirittura posso andare ancora più. Da così. Questo mi serve, come dicevo prima, per le trascrizioni. Poi apriamo una base audio. Faccio vedere. Allora, intanto mandiamola, vi faccio sentire. Con questa tastierina intanto, quindi se non ne avete una a portata di mano, comunque essendo già integrata è molto comoda, posso trovare ad esempio gli accordi o comunque le note, appunto quando trascrivo se non ho il basso a portata di mano. Ad esempio, vado a sentire che accordo c'è all'inizio di questa base. Metto magari in loop una battuta, faccio così. Suono sopra, cercando la nota di tonica, eccola. È un La settima, vedete, La è la tonica, terza maggiore, quinta. E così via. Poi posso sentire il secondo accordo. Re settima. E così via. Anche in questo caso, anzi, soprattutto in questi casi, se io ad esempio invece di voler studiare su questa base in La, voglio studiare ad esempio in Fa, sposto di 4 semitoni, in Sol, questo
Questa è un'altra grande funzione, molto intuitiva, molto veloce in pochissimi secondi si cambia tonalità. Poi la velocità, sentite. Non cambia l'intonazione anche a un 40%. Se non anche meno. E questa è una grande cosa. Poi, ulteriori funzioni, vediamo. Queste sono quelle principali che uso io, quindi mettere in loop, eccetera, eccetera. Poi, ci abbiamo. Vediamo un attimo, le preferenze. Tutte queste cosine qui che ora. Faccio un attimo fatica a ricordare tutto, che non le guardo da un po'. Playback. Insomma, tante possibilità di modifiche, cioè di settaggi, anche come esportare file, mettere marche, display. Qui è. Si decide cosa vedere nella schermata principale. Poi abbiamo qui appunto si può esportare quando abbiamo modificato ad esempio una tonalità o abbiamo messo in loop solo un pezzo di una canzone, eccetera. La velocità la esportiamo. Si va qui, esporta o esporta split, insomma, il pezzo selezionato, diciamo. Qui ci sono tutte altre funzioni, si può mandare ad esempio con un pedale, ci possiamo registrare sopra, poi vediamo, qui ancora di nuovo si può vedere lo spettro. Ora io sinceramente queste funzioni non ricordo bene. Come si utilizzano, però mi ricordo anche che ci aiutano a trovare gli accordi, quindi un'altra cosa ancora in più. Note, vedete, show chord, e dB sarebbe insomma il volume, diciamo. Anzi, questo è interessante. Era un po' che non guardavo queste cosine, però mi sembrano tutte interessanti. Play i markers. Questo è molto interessante, insomma, poi se l'acquisterete avete modo di provare tutto. E poi abbiamo anche, ora non è proprio una roba super professionale, però degli effetti integrati. Quindi, ad esempio, se io ho una base e voglio togliere un po' di. Cioè un equalizzatore, molto semplice, diciamo, però con già dei preset. Se ad esempio voglio togliere i bassi, oppure. Si può anche cambiare le intonazioni di centesimi. Questa è un'altra cosa utile. Come prima di semitoni o anche di ottava. Ottava sotto. C'è anche un'ottima funzione di trasposizione per altri strumenti. La velocità si può diminuire ma anche aumentare. Se in un esercizio volete lavorare sul timing.
fino al doppio della velocità. Vabbè, non esageriamo. Diciamo che per pochi euro io ve la consiglio enormemente, anche perché, come dicevo, se dovete trovare le note di una linea di basso, comunque di qualsiasi strumento, ovviamente, e è molto difficile, molto complessa. In questo modo qui, anche aiutandosi con lo zoom, vedete, più più ingrandisco la traccia, più vedo dove sono le varie note, posso metterne, ora questa è la base, però se carico una traccia di basso, vediamo. Se devo trovare le note di questa traccia, ad esempio, la ingrandisco. Le metto un pochino alla volta, rallento tutto. Mi aiuto, appunto, se non ho il basso sotto mano. Sì, la. Sì, la, so. Poi vado avanti. Sì, la. E così via. Quindi vedete, sono un 44% e l'intonazione, diciamo, cambia veramente poco. Ragazzi, queste sono le principali funzioni. Poi, ovviamente, come sempre, probabilmente qualcosa mi scordo. Quindi qui ad esempio c'è la funzione per registrarci sopra. Non l'ho mai usata questa, anzi, me lo segno perché può essere interessante. Qui ci sono altre cose che non conosco. Insomma, è pieno di funzioni, però divertitevi anche se poi decidete di acquistarla, a vederle tutte e sperimentarle tutte. E poi fate come me, che usate sempre le solite 4-5 funzioni da 15 anni. Quindi questo è Transcribe, disponibile sia per Mac che per Windows, e ci vediamo al prossimo tutorial.